è uno shoujo, non è un seinen, non è uno shonen, non è un kodomo, non hai capito niente. Ora ve lo spiego io. Siamo nel 2023, ha ancora senso parlare di target? Sì e no. Diciamo che la discussione su internet è veramente a livelli altissimi. A volte ci sono delle vere e proprie faide, dei dissing per questo tipo di terminologia. Quindi questo video spero che possa essere esplicativo. Ovviamente da alcune parti cercherò di darvi dei dati realistici e sensibili, da un'altra parte vi darò il mio punto di vista. Partiamo, ma prima vi ricordo che se avete piacere, qui nell'info box trovate tutti i social in cui potete seguirmi e supportarmi. Se vi fa piacere, io insomma gradirei un sacco, quindi grazie in anticipo a chi lo farà. Inoltre vi ricordo anche di lasciare un like e se vi va iscrivetevi al canale. Detto questo, cosa sono i target? I target sono molto banalmente una classificazione che rientra per target appunto di età e di genere nati dalle riviste giapponesi in cui i manga di cui fruiamo vengono messi come primo momento. Infatti magari non tutti sanno il fatto che prima di essere racchiusi all'interno di tankobon, cioè i volumi che noi effettivamente leggiamo, i nostri manga vengono pubblicati settimanalmente o mensilmente, in alcuni casi anche con tempistiche più lunghe, però di solito con queste due tipologie di tempistiche, quindi settimanali o mensili, e vengono racchiusi in questi contenitori che sono le riviste. Quello che a noi interessa in questo momento è tutt'altro, cioè che cosa sono questi target? Target sono degli indicatori demografici di tutto quello che circonda la rivista, non solo il manga ma anche gli inserti, gli indicatori di gradimento, i poster, le cartoline. La cosa estremamente interessante per noi occidentali è il fatto che effettivamente le riviste contenitore vengano utilizzate molto spesso come beni di consumo che vengono lette da impiegati, studenti, qualsiasi sia il target di riferimento, poi prese e buttate. Cosa estremamente triste, perché io penso a questi bellissimi volumi buttati così a caso assolutamente nell'indifferenziato, nella carta, e ci rimango sempre malissimo. Però ecco, questo è un indicatore per capire molto bene come il pubblico nipponico utilizza la maggior parte dei manga. Solo una parte, quelli di maggior successo, vengono infatti raccolti come tankobon ed è un numero davvero limitato. Quali sono questi target? Abbiamo il kodomo, indirizzato a un pubblico molto molto giovane, tendenzialmente bambini delle elementari, lo shoujo e lo shonen, che sono i termini a cui siamo più abituati, lo shoujo indirizzato a delle ragazze, mentre lo shonen ai ragazzi, e infatti questi due termini indicano rispettivamente appunto ragazza e ragazzo. Poi abbiamo il seinen, che tendenzialmente è indicato per un pubblico maturo, prevalentemente maschile, e il josei, che è la stessa cosa ma targetizzata al femminile. Una curiosità che mentre studiavo un pochettino, approfondivo per quanto riguarda questo video, mi ha divertito un sacco scoprire, è stato il fatto che inizialmente, parliamo di fine 800, con i primi manga in assoluto, non ci fosse effettivamente una differenziazione legata al sesso, erano principalmente opere unisex questi primi manga, o meglio le prime riviste in cui venivano pubblicati questi manga. Poi la cosa si è evoluta, perché principalmente questo essere unisex era in realtà legato principalmente al pubblico maschile, e così attorno al 1902 abbiamo la prima rivista legata esclusivamente al mondo femminile. Qui iniziamo a trovare alcuni degli stilemi che poi diventeranno classici dello shoujo, come ad esempio gli occhi grandi, un certo tipo di paneling che poi verrà portato agli estremi con il gruppo 24, ma anche un approfondimento maggiore delle figure femminili, perché sì, uno dei grossi problemi di questi primi manga, ma che in realtà troviamo anche in alcuni shonen, magari non quelli proprio attuali ma quelli un pochino più desueti, è il fatto che le figure femminili fossero principalmente love interest, damsel in distress, quindi personaggi estremamente passivi. Questa rivoluzione ebbe luogo principalmente con il gruppo 24, che riuscì a rivoluzionare la storia del manga al femminile, essendo anche loro di primo acchito delle vere e proprie paladine di quello che riguardava il mondo al femminile del manga, e sono riuscite a istituire alcuni stilemi, ad esempio tutto il mondo del boys love, che io non conosco in maniera così approfondita ma che ha tantissimo successo soprattutto in Giappone, ma sta avendo tanto successo anche oggi, nasce da questo desiderio di voler raccontare un mondo più complesso rispetto a quelli che erano i primi paletti istituiti dalle case editrici, che erano tra l'altro principalmente maschili. Comunque successivamente, adesso appunti alla mano, vi specifico anche l'anno, è nel 1907 che invece abbiamo lo Shonen Pakku, cioè la prima rivista legata solo al mondo maschile. Ora, la domanda che ci interessa forse di più porci è:
nel 2023 ha ancora senso parlare di target? Beh, se parliamo del mondo giapponese, sicuramente sì, però è importantissimo ricordare che prima di tutto i target sono legati al mondo manga e non al mondo anime, e in secondo luogo che non è detto che un manga con tematiche più mature debba essere necessariamente classificato come seinen. Se pensiamo all'Attacco dei Giganti, che molto spesso c'è del buzz legato a questo, sicuramente le tematiche sono molto complesse, ci sono anche delle riflessioni che richiedono un livello di maturità importante, anche senza fare spoiler, tutto quello che riguarda il discorso finale legato a Eren aveva ragione, non aveva ragione, le tematiche quindi filosofiche, intrinseche che vengono portate, ma anche la componente gore, splatter e l'estremo cinismo di Isayama ha portato una parte del pubblico a pensare però in realtà questo dovrebbe essere seinen, ma no. Ricordiamoci sempre che i target sono legati non alle tematiche, ma al pubblico targetizzato da parte delle riviste. Quindi ha senso fino a lì, sicuramente per un pubblico orientale può averlo, per un pubblico occidentale diciamo che la riflessione dovrebbe essere più fluida. Molto spesso infatti si classificano anche gli shoujo come sempre ed esclusivamente manga legati a una dimensione sentimentale, quando non è necessariamente così. Pensiamo a Banana Fish, ma anche a Tomie del maestro Junji Ito. Bene, questi sono stati pubblicati su riviste femminili shoujo, ma non mi sembra che siano slice of life, commedie romantiche legate in una scuola in cui c'è un triangolo amoroso. Quindi dobbiamo staccare completamente il discorso del genere dal discorso del target. Negli anni 70 il layout dei manga shoujo sviluppano uno stile più fluido e con un paneling molto meno rigido. Questa estetica con il tempo influenzerà anche i manga shonen fino ad arrivare alla libertà espressa dai mangaka moderni. Ora, mi rendo conto che ci possa essere un po' di confusione, principalmente legata al fatto che in Italia le riviste ci sono state dei fallimenti di dimensioni epocali, quindi non sono state più proposte. Se guardate le video collezioni, tra l'altro, potrete trovarne alcune che sono riuscita a ripescare, però non abbiamo mai avuto quel tipo di mentalità. Quindi, secondo me, la cosa più importante da capire è che ci si può riferire quando si parla tra amici, quando ci si vuole far capire, per esempio, al termine battle shonen, che in patria non esiste, ma indicizza tutta una serie di stilemi, archetipi, che diventano di cultura quotidiana, quindi c'è una sorta di cambiamento legato a questo. Ad esempio, se io vi dico battle shonen, molto probabilmente vi verrà in mente Dragon Ball, vi verrà in mente Naruto, vi verrà in mente in un certo qual modo anche One Piece, ma anche manga più moderni come Black Clover. Bene, questa terminologia appunto in madrepatria non esiste, ma noi la utilizziamo nel linguaggio quotidiano. Quindi quando questo diventa un problema? Quando semplicemente si vuole spingere un tipo di conoscenza che è errata ed erronea. Io per prima, ad esempio, ero fermamente convinta del fatto che Nana fosse uno Josei, vista la tipologia di tematiche, poi mi sono ricreduta. Tutto questo non è un problema fino al momento in cui non vogliamo imporci in un senso o nell'altro. È molto importante in realtà riuscire a comprendere meglio il medium di cui stiamo fruendo. Il manga è una forma d'arte assoluta ed è una forma d'arte orientale, quindi se vogliamo parlarne al meglio è molto importante andare ad approfondire le fonti. Questo non vuol dire che ogni volta dovete fare un trattato filosofico, perché effettivamente quello di cui la maggior parte di noi parla è semplicemente una passione, un qualcosa che riempie le nostre giornate, le migliora in un qualche modo e può diventare anche un modo per approfondire la nostra conoscenza, ampliare la nostra cultura, ma anche farci dei nuovi amici o scambiare delle conoscenze, fare delle riflessioni che magari normalmente non saremmo riusciti a fare. Quindi parlare di target ha senso in questo senso. Non so se mi sono spiegata particolarmente. Le riflessioni sono molteplici, perché all'interno di questo panorama possiamo vedere delle tematiche estremamente interessanti che vengono trattate benissimo, magari molto meglio in uno shoujo rispetto che a un seinen. Questo perché ad esempio alle origini dello shoujo c'era una maggiore introspezione psicologica dei personaggi, una caratterizzazione di cui vi ho parlato poc'anzi. Però ecco, ricordatevi che tutto questo è sempre un tra parentesi, è importante saperlo nel momento in cui si vuole fare divulgazione e nel momento in cui si vuole parlare in maniera più approfondita di qualcosa, ma non è così fondamentale
nel momento in cui andiamo a parlarne generalmente. Spero che questo video, che per me era abbastanza complesso realizzare, soprattutto senza un copione, possa essere stato chiaro. Qualora non lo fosse, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché mi fa sempre piacere approfondire questo tipo di riflessione. E mi raccomando, se volete andare a parlare meglio di un manga, controllate sempre, perché tanto c'è il nostro amico Wikipedia che vi dice in che tipo di rivista è stato pubblicato. Non esiste il "secondo me è un seinen", però può esistere il "non approfondire il fatto che quest'opera sia un seinen o uno shonen", perché tanto l'importante è, più di tutto, divertirsi mentre si fruisce di queste cose. Penso che uno dei problemi più grossi della community in generale di anime e manga sia il fatto di accanirsi troppo su dei cavilli piuttosto che lasciare più spazio alla discussione. Quindi anche a me a volte fa ridere quando mi dicono "no, ma questo è assolutamente un seinen perché ci sono delle cose pesanti". Sicuramente c'è anche un discorso di censura che, se volete, possiamo approfondire in un altro video legato ad alcune cose. Ad esempio, in Devilman, che è uno shonen, Nagai non ha potuto mettere in luce determinate scene. Ad esempio, lui voleva portare con Siren una scena di vero e proprio stupro, ma non gli è stato possibile proprio per il tipo di rivista. Ci sono state delle censure per quanto riguarda certe scene, ad esempio in molti shonen non si possono vedere le interiora, che sembra una cosa relativa quando magari, come nel caso di Eren, gli ammazzi la madre nel primo volume. Però ecco, ci sono delle regole. Detto questo, insomma, è veramente così ampio il discorso che si può parlare per ore senza riuscire ad arrivare a un punto. Spero veramente che questo video vi sia d'aiuto. Se vi fa piacere, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sugli altri social. Grazie mille e vi auguro una splendida giornata o serata. Nel mio caso sono le 10:30 di sera.